Benvenuti ad una nuova puntata di Conoscere i funghi. Piccolissimi gialli e nella lettiera di questo bosco. Che funghi sono, Fabio? Dunque, il fungo è Spatularia flavida. Scusa? A proposito di lettiera, prego. Sì, parlavo, dicevo, il nome della specie che abbiamo trovato qui è Spatularia flavida. È un piccolo fungo che appartiene al gruppo degli ascomiceti, che si trova, cresce sulla lettiera di boschi molto vari. In questo caso siamo sotto dei abeti con larici, ma c'è anche qualche latifoglia, quindi la lettiera è un po' varia. Ma può crescere in tanti anche altri tipi di bosco, in genere in boschi abbastanza umidi. Si tratta di un funghetto che è veramente di piccole dimensioni, però proprio il nome ci ricorda, Spatularia flavida, ci ricorda la forma tipica, la forma di questo fungo, che è tipo una spatoletta, una piccola spatola, e flavida perché è gialla, perché ha tutta la parte espansa, la parte più elevata che è espansa è gialla. È, come dicevo, un piccolo ascomicete, cioè funghi che maturano le spore dentro delle strutture a sacchettino o d'astuccio, detti aschi. Sono delle endospore, ciascun astuccio produce 8 spore che poi a maturità vengono come sparate fuori da un piccolo opercolo che si apre sulla sommità degli aschi. Ecco, questo fungo ovviamente non ha valore alimentare, e è anche sia per le dimensioni, che sono molto molto ridotte, sia perché non se ne conoscono i contenuti chimici. Se noi andiamo a osservare bene, vediamo che c'è una differenziazione tra un gambo, che è di colore bianco, e una parte espansa che possiamo chiamare cappello, tra virgolette, che è la parte fertile, quella che produce le spore. Come dicevo, non ha importanza alimentare, ma importanza invece per l'ecosistema bosco, perché come tanti altri funghi, come tutti i funghi, come anche molti batteri, così agisce nella decomposizione del materiale vegetale che cade nel sottobosco e lo trasforma in humus, fertilizzando il bosco. Per cui, tornando al discorso che facevamo pochi giorni fa, è importante per coloro i quali girano a boschi avere il massimo rispetto anche di queste specie, nonostante si veda non essere commestibili, non avere funzioni, lasciarle dove sono. Certo, io ovviamente ringrazio se qualche appassionato di funghi rispetta i funghi che trova nel bosco e li lascia anche all'attenzione di altri appassionati o micologi. E con questo è tutto, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Conoscere i funghi.